Mister, vittoria importante perché avete risposto alla Ternana. Non la sentivo però soddisfatta della prestazione, allora le chiedo un giudizio. No, sono molto soddisfatto, sono io che sono troppo maniacale a volte, quindi resto convinto che noi siamo una squadra che deve sempre giocare, perché quando lo facciamo le ragazze sono brave, si ritrovano su quello che facciamo durante la settimana. Abbiamo avuto a volte dei passaggi a vuoto, ma poi alla fine l'ho caricata anche troppo io nel primo tempo, difatti mi sono un po' messo da parte perché ho notato insomma che la pressione era notevole, ma brave, sono state brave, era una partita da vincere assolutamente, non è stata mai in discussione, bisogna limare qualche errore che ci può costare caro. E le chiedo, ora che avete ripreso la Ternana, se allora è il momento giusto per la sosta? Assolutamente sì, al di là di quello, perché è un campionato ancora molto lungo, quindi un punto in meno, due punti in meno, due punti in più cambia poco. Avevamo bisogno di questa sosta perché la squadra è molto stanca, soprattutto mentalmente, quindi sarà una settimana di lavoro, ma anche di scarico mentale, che è importante. Grazie. Grazie. Adriana, vittoria importante, avete risposto alla Ternana, che vittoria è stata? È una bella vittoria, abbiamo bisogno di dare una risposta dopo il pareggio col Genoa, l'abbiamo fatta, abbiamo secondo me fatto una bella gara, sicuramente abbiamo qualcosa ancora da migliorare, per il concetto è stato, secondo me abbiamo fatto una gran partita. Ecco, hai sfiorato il gol in qualche occasione, non lo hai trovato, però insomma la squadra ti sta tanto vicina, insomma stai vivendo un momento che sicuramente nel momento in cui arriverà il gol sarà un momento bellissimo, no? No, sicuramente io alla fine sono un attaccante, vivo anche di questo, di gol, sto lavorando, l'occasione la sto trovando, però a volte sono dei periodi così in cui la palla non vuole entrare, però manca tanto a fine stagione, l'importante è stare con la testa giusta, che sono anche sicuro che lo farò tanto ancora. Grazie. Grazie a te. Costanza, dopo la sconfitta con il Chiavari, un'altra sconfitta però ovviamente contro la Lazio, che tra l'altro oggi giocava già con il risultato della Ternana, il pareggio, quindi la possibilità di agganciarla in vetta. Ti chiedo un giudizio sulla prestazione, perché la Lazio comunque è sembrata una squadra che è venuta qui per fare la sua partita senza tanta paura della Lazio. Sì, assolutamente, penso che sia un'analisi più che corretta. Abbiamo provato a prenderle un pochino alte, vedere di metterle in difficoltà. Comunque sapevamo sarebbe stata una partita complicata contro un avversario sicuramente di livello, quindi abbiamo provato a fare la nostra gara e la Lazio è stata brava a eludere, diciamo, il nostro pressing e a portare a casa i tre punti. Ecco, da capitano ti chiedo un giudizio sul momento che state vivendo, perché è vero, magari state perdendo un po' di partite, però avete fatto tanto bene, no? Anche prima, adesso stai vivendo un momento di tranquillità. La prossima partita è comunque contro una buona squadra che è il Genoa. Quanto è importante adesso fermarsi un attimo? Sicuramente fermarsi è importante, perché veniamo, è vero, da una serie di sconfitte, ma anche da una serie di partite in cui abbiamo portato a casa tre punti. Purtroppo il nostro è un campionato particolare, perché abbiamo le squadre un pochino meno forti tutte insieme e quelle più forti sempre tutte insieme, quindi non riusciamo ad avere magari un momento di tranquillità. Questa pausa sicuramente si inserisce al posto giusto e adesso ci prendiamo qualche giorno per recuperare l'energia. Grazie. Grazie a voi. Mister, dopo la sconfitta con il Chievo arriva quella con la Lazio, però ovviamente una sconfitta differente. L'idea che abbiamo avuto è che comunque la Lazio se la sia voluta giocare al massimo, anche l'inizio è stato buono, poi ovviamente un gol arrivato presto ha magari anche un po' cambiato, no, i piani partita. Sì, il gol e anche l'infortunio, speriamo che la ragazza, la Giorgia, si rientra il più presto possibile, speriamo che non è qualcosa di serio, però sì, no, penso che oggi le ragazze qui, la Lazio, le ho viste molto più concentrate, molto più focus verso l'obiettivo delle, diciamo, le prime 180 minuti che abbiamo giocato all'inizio dell'anno, una nella Coppa e l'altra nella terza del campionato, penso. Quindi le ho viste molto più insieme, una squadra fortissima, complimenti anche al mister, tutto lo staff, la dirigenza, sono state sempre sul pezzo dal primo minuto, sempre impegnative verso il piano di gioco,
Sì, noi dalla nostra parte sì, dobbiamo lavorare su qualche calci d'angoli, qualche dettaglio, però sì, le nostre ragazze hanno seguito il piano. Noi ora bisogna concentrarsi sul nostro obiettivo, che è di portare questa squadra il più alto possibile. Ci vediamo il nostro prossimo avversario, che è il Genoa in casa, quindi sì, lavoriamo per questo. Grazie mille. Grazie.